Giuditta, la mia prima domanda è, qual è stato il tuo percorso politico? Da dove è nata la voglia di impegnarti in politica? E poi qual è stato il percorso? Soprattutto ti ricordi ad esempio di Lettere in Movimento? Allora, dunque, il percorso è nato, non so, come credo tutti, più o meno da quando uno è piccolino che si arrabbia, come si dice, sceglie gli indiani invece che cowboy, oppure si arrabbia quando vede qualcosa che non va. E poi dopo, diciamo, dalle superiori ho fatto insomma, rappresentante di classe, poi della consulta di studenti, abbiamo occupato l'istituto d'arte quando c'era la guerra in Iraq, e poi dopo, insomma, un po' più, in modo un po' più strutturato, se vogliamo dire così, ho partecipato ai collettivi che c'erano Lettere in Movimento 2008 e del 2010, insomma, quando ci furono le due riforme Gelmini, insomma, la prima, la 133, e poi dopo quella in cui abbiamo, nel 2010, quando occupammo il rettorato a Modena, cercando di bloccare inutilmente, però insomma ci provammo, bloccare il percorso della riforma Gelmini. Poi dopo, insomma, già da prima ero entrata in quel periodo tra il 2008 e il 2010, ero entrata all'interno dei Giovani Democratici e insomma lì ho iniziato a fare anche militanza attiva dentro al PD. Quindi la cosa che mi incuriosisce è come mai hai deciso di candidarti e fare il salto da segretaria provinciale dei Giovani Democratici a candidata alle primarie? E la decisione l'abbiamo presa insomma insieme con tutti i ragazzi. Volevamo che ci fosse anche a Modena la possibilità di parlare di certi temi che altrimenti temevamo non sarebbero stati toccati, che erano quelli dei diritti civili, della riforma del lavoro, insomma della precarietà. E quindi dopo è stato fatto un appello firmato da oltre 200 persone in cui mi si chiedeva di candidarmi poi come segretaria, insomma era la candidatura oltre che per età, perché sono tra le più vecchie, anche insomma, per il ruolo che avevo, insomma, mi si chiedeva di candidare, e quindi insomma, abbiamo iniziato questa avventura un po', insomma, un po' forse ingenuamente, però molto, insomma, molto carichi, molto sereni, e alla fine, insomma, abbiamo avuto questa sorpresa inaspettata, però sicuramente bellissima. Avevamo fatto un'intervista tra l'altro insieme in tempi non sospetti, all'epoca delle dichiarazioni omofobe di Giovanardi diverso tempo fa. Già allora era chiaro il tuo impegno per i diritti civili, quindi ti vorrei chiedere, a parte quelli, quali sono gli altri punti che porterai in Parlamento? Ma guarda, appunto, i diritti civili poi che vanno da, insomma, più che diritti civili, diritti, nel senso che in questo paese siamo rimasti un filino indietro. Parliamo di Europa, ma non abbiamo gli stessi diritti che hanno in Europa. E quindi parlando di diritti, in realtà uno può toccare tutti gli ambiti, perché se parliamo di diritto allo studio, dobbiamo pensare, insomma, ai 50.000 ragazzi che hanno deciso di non immatricolarsi all'università. Piuttosto che ai ragazzi che mollano le scuole. Se parliamo di diritto al lavoro, dobbiamo pensare al fatto che 5 milioni di persone, che poi siamo noi, insomma, non hanno nessun diritto né per la maternità né per la malattia con i contratti che ci sono adesso. Se parliamo di diritto alla salute, possiamo anche pensare a quella legge assurda che sulla procreazione assistita, che costringe la gente ad andare all'estero per avere un figlio. Se parliamo di diritto, insomma, tra virgolette, alla felicità, pensiamo che ci si lamenta perché la gente non si sposa e non si permette a chi vorrebbe sposarsi di sposarsi. Insomma, ci sono, in realtà, parlo di diritti, si possono toccare tutti i temi e si può vedere come, nonostante alcuni dicano che non siano, appunto, o il diritto di cittadinanza o il diritto, insomma, di scegliere della propria fine vita, ci si accorge come chi dice che non siano fondamentali, in realtà stia omettendo un pezzo cioè fondamentale della società. Non capisco come si possa ancora dire che parlare di diritti è una cosa secondaria. Cioè, secondo me è assurdo, ecco. Quindi queste sono le cose, attraverso il percorso dei diritti, cercare di far tornare, cioè, di far arrivare l'Italia a una normalità, ecco, e toccando tutti i temi, ecco. Chiarissimo. Parliamo del terremoto in Emilia-Romagna. Ovviamente sorvolo sul descrivere che cosa è stato perché tutti lo conoscono fin troppo bene. I Giovani Democratici sono stati molto attivi in quell'istanza, specialmente nel paese di Camposanto. E ti vorrei chiedere come mai, come hanno reagito le amministrazioni locali e
cosa è stato fatto, che cosa rimane da fare e che, quali istanze porterà eventualmente in Parlamento. Noi siamo andati a Camposanto per il semplice fatto che il vice sindaco, che è Luca Gherardi, che è un giovane democratico, ci ha chiamato la mattina subito del 20 maggio, chiedendoci una mano perché loro erano rimasti da soli, non era ancora venuta la protezione civile. Siamo andati lì pensando che il giorno dopo sarebbe arrivata, invece ci siamo trovati per un mese e mezzo, quasi due, insomma, a gestire insieme ai giovani musulmani, insieme ad altre associazioni, la palestra con 180 sfollati. È stata un'esperienza però bellissima, nel senso che anche nella situazione che non è esattamente idilliaca, però siamo riusciti comunque a creare un senso di comunità, insomma, a farci forza l'un l'altro. E insomma, abbiamo fatto quello che potevamo, nel senso che poi ognuno si inventava qualcosa. C'era quello che faceva il medico che dava una mano, quello che studiava ingegneria che insomma, cercava di dare una mano nella compilazione dei moduli per la dichiarazione insomma, dei danni. Per cui, insomma, quello che non sapeva fare niente, che faceva da mangiare, puliva il bagno, oppure quello che non sapeva fare niente, che imparava a fare qualcosa. Insomma, per cui è stata insomma, nel dramma è stata in realtà una bella esperienza perché almeno eravamo insieme, quindi abbiamo riscoperto questa cosa. Poi la situazione qui è che la ricostruzione è partita, soprattutto per quel che riguarda le industrie e alcune tipologie di case. Nei centri storici insomma, stanno ancora valutando con la sovrintendenza dei beni artistici, stanno ancora valutando come fare per ricostruire, però la verità è che per la prima, insomma, si è dovuto fare tutto da zero perché la riforma della protezione civile è stata fatta il 15 maggio e il 20 è arrivato il terremoto, quindi dal 15 al 20 non c'era nulla e anche quindi in realtà è stato fatto molto, si è riusciti soprattutto a far arrivare l'80% e poi il 100% del rimborso per la ricostruzione e questi soldi sono stati riusciti, siamo riusciti a trovarli anche se il governo Monti e la Lega, il PDL, avevano votato contro, insomma, questa cosa non si dice mai, però sono riusciti a infilarli dentro un emendamento sui rifiuti e in questo modo sono riuscite a trovare i 6 miliardi che servono per la ricostruzione, innanzitutto per partire con la ricostruzione. Quindi adesso abbiamo sia le procedure che i soldi, bisogna iniziare a far partire questa cosa. L'idea che ci siamo dati come tutti i candidati di Modena, sperando che sia accolta anche dal resto, perché non è un problema solo modenese, è quella di fare assolutamente una legge quadro sulle emergenze, sulle catastrofi naturali nazionale, perché non è possibile che tutte le volte che c'è un terremoto, tutte le volte che c'è un'alluvione, tutte le volte che c'è una frana, in Italia è un'emergenza. Ce ne sono con un ritmo di una ogni 6 mesi e insomma, è il caso che si faccia una legge quadro in cui si dica come si gestisce la cosa, dove vengono trovati i soldi, come vengono gestiti, chi è responsabile. Anche qui una questione che sembra quasi banale, che però banale non è, perché ogni volta si deve reinventare tutto. E quindi, insomma, questa è la priorità che ci siamo dati, insomma. Perfetto, passiamo invece al PD. Renzi ha introdotto nel PD il mantra della rottamazione, il rinnovamento della classe dirigente, e però poi alle primarie ha vinto Bersani. Sì. Poi però alle primarie parlamentari ci sono stati molti giovani e giovanissimi che sono effettivamente scesi in campo, diciamo, per usare questo termine. Come te lo spieghi? Guarda, dunque, secondo me sono state due cose. Insomma, Renzi, da una parte, appunto, ha portato, sicuramente ha avuto il merito di portare questo tema nel dibattito nazionale come primo punto, tema che non era mai stato toccato, diciamo così. Ha avuto però, secondo me, i modi e i temi che usava non erano, insomma, non erano adatti alla situazione, nel senso che se io dico che tutto quello che c'era prima va cambiato, va rottamato, questo non vuol dire niente, insomma, quello che essere giovani non è un merito più è una fase transitoria, no? È come uno che ha i capelli neri, poi a un certo punto ce li ha grigi, non vuol dire niente. Però si è fatto anche portavoce di una voglia di cambiamento, di rinnovamento dei visi, magari non e delle idee, anche delle proposte, però.
non della storia, ecco, non so come dire, come dice, insomma, Bersani ha detto, le foglie nuove nascono dai rami vecchi, insomma, quindi una continuità che poi dopo si è manifestata attraverso le primarie dei parlamentari, perché appunto c'è stato un rinnovamento quasi totale dei candidati e moltissimi ragazzi, nel senso come GD noi ne abbiamo 12 in tutta Italia, sotto i 30 anni, e poi in più sono un sacco di giovani, comunque sono 30 così, che insomma, portatori all'interno comunque del partito, però con... sicuramente è stata una ventata di aria fresca, c'è stata, ecco. Quindi Quindi... ti faccio la domanda delle domande. Tu sei renziana o bersaniana? Ma guarda, allora, quando c'erano le primarie ero bersaniana, adesso sono del PD, per cui insomma, una volta chiuso, cioè dopo il 3 dicembre, diciamo che non si sono create le correnti, grazie a Dio, e quindi insomma, si è tornati a essere tutti insieme. Quindi pensi ci sia effettivamente una visione comune che permetta un futuro solido del partito? Guarda, io ci spero, nel senso che secondo me quello che hanno de detto queste primarie è stato anche che le vecchie correnti si sono, e anche soprattutto con le primarie dei parlamentari, che le vecchie correnti non stavano più in piedi, che c'era finalmente forse è nato il PD. Quindi ovviamente ci sono visioni, possono esserci visioni su punti differenti, però la verità è che si è creato finalmente, dopo 5 anni di travagliatissimi, un partito un po' più coeso, ecco. Poi, per carità, ci saranno sicuramente su alcuni punti, non andrò mai d'accordo, però l'importante è che la meta sia la stessa, poi dopo. Con queste primarie parlamentari sono state elette diverse figure che hanno un rapporto molto stretto con il territorio, che si sono effettivamente formate sul territorio. Quindi la domanda è: pensi che grazie a questo fenomeno in futuro ci potrà essere più attenzione per le esigenze territoriali da parte del partito? Speriamo di sì, nel senso che si è tornati un attimo, cioè essendo obbligati a fare le primarie perché questa legge elettorale è delirante, basti pensare che PDL in Emilia Romagna, il primo degli Emiliano Romagnoli è tipo il 12esimo, il 13esimo, si è tornati a parlare tra le persone con le persone e ogni territorio ha espresso, ogni provincia, le persone che insomma, si sentivano più rappresentati da queste persone. E quindi ovviamente, almeno per quel che mi riguarda, ma parlando con anche gli altri candidati, per tutti, si ha anche una responsabilità doppia, anzi tripla, nei confronti delle persone con cui tu hai parlato, con cui hai discusso, che hai ascoltato. E quindi cioè, la cosa più importante, secondo me, è una volta, sperando di vincere le elezioni, ma anche, però, sperando di vincere le elezioni, è tornare periodicamente nel territorio spiegando quello che succede giù e cercando di capire cosa succede qui, perché altrimenti non ha, perché altrimenti insomma, le persone giustamente si arrabbiano e poi dopo te lo fanno capire in modo abbastanza chiaro quando si arrabbiano, per cui insomma, non è il caso, ecco. Senti, quanto pensi che inciderà nel tuo futuro lavoro politico l'esperienza sul territorio e poi la provenienza dall'area dei Giovani Democratici? Boh, non so, spero un po', insomma, nel senso spero di insomma, spero di continuare anzi farò di tutto, l'unica promessa sicura che faccio proprio è che farò di tutto per rimanere coi piedi per terra qui e con insomma, con un rapporto con IGD, ma non solo, insomma, con tutti quelli che ci hanno dato una mano e anche con quelli che non ce l'hanno data, però insomma, con il partito anche locale, insomma, perché c'è molto bisogno di anche in che i parlamentari precedenti in realtà non hanno fatto questo lavoro, però questo strumento delle primarie ci ha dato la possibilità di avere dei legami un po' più stretti e quindi insomma spero di sì, cioè, spero che influisca molto e positivamente su questa cosa. Senti, qual è la tua posizione in merito all'agenda digitale? Guarda, anche lì c'è questo piccolo problema che l'Italia continua a rimanere indietro di secoli rispetto al resto d'Europa e dei paesi OCSE. E credo che, insomma, l'avevamo messo anche insomma, nei punti che avevamo portato alle primarie e continuiamo a portarle avanti, nel senso che è un punto fondamentale. A parte al di là dei rischi di multe che già noi paghiamo di continuo, però non ce ne accorgiamo perché siamo abituati a pagare queste multe senza saperlo, però
il portare avanti, insomma, sia dalla connessione DSL che non c'è in moltissime aree, alla possibilità di informatizzare certi sistemi, alla possibilità di fare start-up, insomma, ci sono cose che già succedono e che però autonomamente, cioè, indipendentemente dal fatto che lo Stato non se ne interessi, accadono. Dopodiché bisogna che ci si, insomma, anche lì, bisogna che invece diventi una priorità di questo paese. Non, siamo un paese che non ha materie prime, non siamo esportatori di petrolio. E quindi la nostra forza è la creatività, la cultura, la formazione, la specializzazione e l'inventiva. E adesso queste cose viaggiano anche sul web e quindi bisogna assolutamente coprire questa lacuna enorme che c'è nel più breve tempo possibile, insomma. Senti, soltanto ieri, domenica 3 febbraio, Silvio Berlusconi ha affermato che la sua proposta shock sarà non soltanto l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, ma anche la restituzione del versato a coloro In che l'hanno già contanti, pagata nel 2012. Che cosa ne in pensi? banconote di più. Dunque, innanzitutto non ho capito se le riconsegni in banconote da piccolo taglio non segnate, oppure se, insomma, guarda, io non lo so, cioè non so più che cosa pensare. Se questa è la proposta shock, innanzitutto gli chiederei di restituire i 160 milioni di euro che paghiamo ogni anno per il fatto che Rete4 non è ancora sul satellite, oppure i 4 miliardi e 3 che noi paghiamo, abbiamo già pagato all'Europa e che continuiamo a pagare per le quote latte fatte dai suoi amici leghisti e del PDL. Oppure sono un sacco di altre cose che ci fa pagare tutti i giorni. Dopodiché aveva anche, come ho scritto ieri, aveva anche promesso che avrebbe sconfitto il cancro. Insomma, io posso promettere, direi che la risposta migliore l'ha data oggi Altan sulla Repubblica, che dice che dopo il voto ci toglie l'IMU, allora digli che lo votiamo dopo il voto. Insomma, non so, non è questo cioè, non si può continuare con queste cose qua, cioè, non, ne abbiamo già dato, cioè, poi abbiamo provato per 20 anni questa cosa qua, non è, cioè, l'IMU è stata creata dal fatto che lui ha tolto l'ICI e i soldi che sono mancati all'ICI lui li ha tolti ai servizi per i disabili e per le persone, tagliando di miliardi e miliardi il fondo per il welfare. Quindi, questa cosa qua è pura demagogia, però è anche trattare gli italiani come se fossero dei dementi, insomma. E io spero che gli italiani per una volta si impuntino e dicano: no, non siamo totalmente dementi, insomma. Spero questo. Perfetto. Va benissimo, Giuditta, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tempo e la disponibilità. Grazie a te per l'intervista e la possibilità.